Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento dei primi villini abusivi di Via del Quadraro a Roma, appartenuti ad alcuni membri della famiglia Casamonica. Dopo le operazioni di sgombero, le ruspe della polizia locale si sono messe in azione per abbattere i manufatti. Ingiurie all'indirizzo di polizia, vigili e giornalisti sono arrivati da parte di alcuni uomini e donne del clan Casamonica. Presente sul posto anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha commentato: "Questo è l'esempio più lampante con il quale l'amministrazione dimostra di essere passata dalle parole ai fatti". Via libera all'assunzione di 500 nuovi agenti di polizia locale di Roma entro il 2018. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina con una memoria di indirizzo che tiene conto dell'esigenza di potenziare i servizi per la sicurezza urbana e stradale. I 500 vigili verranno assunti subito a tempo determinato nel 2019, poi passeranno tutti a un impiego a tempo indeterminato nei ranghi della polizia locale di Roma Capitale. Prosegue anche a ottobre l'andamento positivo dell'azione di contrasto all'evasione tariffaria. Nel mese scorso, infatti, ATAC ha elevato oltre 16.700 multe, il 24% in più rispetto a ottobre 2017. In crescita anche i passeggeri controllati, che a ottobre sono aumentati del 31% rispetto allo scorso anno. La disponibilità per le squadre di verifica di POS per il pagamento a bordo delle multe ha consentito inoltre all'azienda di migliorare anche il dato delle sanzioni incassate entro i primi 5 giorni, che nei primi 10 mesi dell'anno si attesta intorno al 23% delle sanzioni elevate. Oltre 1.200 autori, 650 appuntamenti e 511 espositori. Sono i numeri della 17ª edizione di Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che quest'anno si svolgerà dal 5 al 9 dicembre all'interno della Nuvola dell'Eur. Il fil rouge di tutta la manifestazione sarà un nuovo umanesimo. Su questo tema si confronteranno ospiti del calibro di Abraham Yehoshua, Joe Lansdale e Andrea Camilleri. Grande spazio sarà dato anche alla letteratura per ragazzi. La Regione Lazio regalerà a loro un buono libro da 10 euro da spendere in fiera.